Sia lodato Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è il sabato 17 aprile. La Chiesa ricorda Santa Caterina, la prima donna pelle rossa ad essere canonizzata ed è la patrona del Canada, è una figura molto bella. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, preghiamo. O Dio, che nei misteri pasquali hai riaperto ai tuoi fedeli la porta della misericordia, volgi il tuo sguardo su di noi e abbi pietà, perché seguendo la via della tua volontà, per tua grazia, non ci allontaniamo mai dal sentiero della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procolo, Nicanore, Timonas, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Su di noi sia il tuo amore, Signore. Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde a Lui cantate, perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Alleluia, alleluia. Cristo è risorto, Lui che ha creato il mondo e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. Alleluia. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare, in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Parola del Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Santa Caterina, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una santa giornata, pace e bene.